Un grande Africa, abbiamo detto noi nella nostra, nel nostro commento, nell'intervento della radio, ma che poi è un po' tirato in barca, mi pare, nel secondo tempo. Però avete dimostrato che se questa è la Stelesa, la prima in classifica, l'Africa questa sera meritatamente è sicuramente primo in classifica questa sera. Poi bisogna vedere anche i risultati del Gallico e del Bovolino domani, però complimenti, un grande Africa, direi io, anche se non si è espresso forse al 100%, mister. Questo sì, sì, oggi non è che siamo stati tutti al 100%, avevamo pure la mancanza del bomber Maviglia, quindi eravamo un pochettino spuntati, cosiddetto. Però posso dire, dare merito pure alla Stilese, perché è una signora squadra, devo dire pure bravi ai miei ragazzi, nel senso perché eravamo passati in svantaggio su un svarione nostro difensivo e poi siamo stati bravi a recuperare, passare in vantaggio, credo meritatamente. All'ultimo voi un pochettino con l'uscita di Bruzzaniti abbiamo sofferto un pochettino sia in difesa che a centrocampo con l'altro Mollica, però credo che tutto sommato se doveva vincere una squadra siamo stati noi, perché eravamo nettamente superiori. Bene, grazie mister. Abbiamo Maviglia, Maviglia che sicuramente si è fatto sentire la sua mancanza in attacco, perché a questo Africa di oggi metti anche un Maviglia in avanti, allora mi pare una squadra veramente forte da prima in classifica, insomma un grande Africa in prospettiva, sicuramente possono migliorare. Maviglia. Sì, oggi ero squalificato, però i miei compagni hanno dato il massimo, anche ha giocato il fuori quota avanti, ha giocato abbastanza bene e la vittoria secondo me è stata pienamente meritata. Allora, quanti gol spera di segnare Maviglia quest'anno per questa squadra? Magari i tuoi gol saranno molto importanti per vincere il campionato. Non lo so, io adesso ho fatto 8 gol, però spero che l'Africa possa tornare in promozione, poi più segno e più è buono sia per me che per la squadra. Abbiamo il mister Marullo, eravate passati addirittura in vantaggio qui ad Africa, non è facile, però poi insomma avete tirato pochissimo in porta, a merito di un Africa che annovera gente del calibro dei due Criaco, degli altri, insomma che è una squadra che in casa sicuramente qui si farà valere con tutti. Che cosa dice il mister, cosa ne pensa di questa partita? Niente, siamo riusciti ad andare in vantaggio grazie a un gol di Papandrea, non è facile veramente venire a giocare ad Africa, gente del calibro Criaco, l'altro Criaco, gente di categoria superiore che stanno affrontando un grande campionato. La Stelese è partita per vincerlo questo campionato, anche se la concorrenza è agguerrita, c'è cioè, no, il Gallico, la Bovolnese, lo stesso Africa, insomma, chi temete di più a questo punto? Niente, temiamo soltanto noi Stilese, quando entriamo in campo e facciamo un bel gioco siamo una grande squadra, quando abbassiamo i ritmi e cominciamo a non giocare più siamo una squadra come tutte le altre. Bene, oggi per finire, più merito dell'Africa o più demerito vostro? È stato diciamo un po' e un po', demerito nostro perché sull'1-0 dobbiamo essere un pochettino più furbi, cercare di tenere meglio la palla e diventare molto più furbi. L'Africa il secondo tempo non ha giocato per niente, nel senso 20 minuti, poi loro furbamente si buttano a terra, stanno a terra, buttano la palla fuori. Niente, sono più esperti di noi abbiamo una squadra giovane mentre loro hanno una squadra di categoria superiore.